Buongiorno a tutti e benvenuti ancora in Panini Tessuti. Allora, oggi di che cosa parliamo? Parliamo di un articolo che è vecchio come il mondo, ma sempre ed esclusivamente attuale, ovvero lo strass termoadesivo. Un articolo con cui ci si può realizzare veramente di tutto, si possono creare delle applicazioni bellissime, dalle più semplici, quindi come rifinire o profilare il colletto di una camicia, il bordo di una manica, magari una taschina, quindi un jeans, decorare appunto e abbellire un articolo, un capo, che può anche essere datato, fino a realizzare effettivamente delle applicazioni e delle creazioni decisamente molto più importanti e molto più belle. Come vedremo dopo, che abbiamo realizzato uno splendido abito da danza, che può essere danza, che può essere pattinaggio artistico, sulla licra, quindi l'applicazione appunto di un fiore sull'abito e poi l'aggiunta di strass per dargli chiaramente luce, per farlo diventare decisamente più bello. Ora io parto con delle piccole nozioni, cercherò di essere il più veloce possibile in modo proprio da spiegarvi alcune cose. Allora, di strass termoadesivi ne esistono di tantissime qualità, dall'economico, quindi l'importazione, fino al più bello, quello made in Austria, quello che tutti quanti conosciamo comunemente con il nome Swarovski, ok? Oggi parliamo di uno strass termoadesivo. Termoadesivo perché? Perché è già munito di colla nel retro e quindi basta il calore del ferro da stiro o dell'applicatore per strass per poterlo applicare. Bene, le misure sono tantissime. Partono dall'SS3, che di solito viene utilizzato nella bigiotteria, quindi per gli anelli, per gli orecchini, quelle cose piccole, fino ad un SS40, che è la dimensione più grande. SS, la misura dello strass, sta per size stone, quindi la misura dello strass. In questo caso abbiamo la misura nel color cristallo o comunemente chiamato anche argento, ma di strass termoadesivi ne esistono effettivamente di tanti colori. Noi in negozio, quindi in presenza e anche come vendita online, abbiamo sia il cristallo, quindi parliamo di questo, sia l'aurora boreale, comunemente chiamato AB. AB sta per A aurora, B boreale, ok? Perfetto, detto questo, ora vediamo che sul banco io ho due strass, quindi l'aurora boreale da questa parte e vi faccio vedere anche il discorso del cristallo e in più vi farò vedere anche la presentazione dell'applicatore per strass, che qui ho la confezione, anche di questi ne esistono di tantissimi tipi, noi stessi ne abbiamo due varianti diverse e questo è il prodotto in essere, ok? Bene, allora io direi di iniziare a parlare delle punte, delle 5 punte che ci sono contenute all'interno dello strass, 5 punte che sono concave e 2 che sono piatte e vediamo il motivo. Perfetto. Ok, vi parlavo delle 5 punte concave e 2 lisce, quindi 2 piatte. Allora, vi faccio vedere, le 5 punte sono queste più le 2. Vi faccio vedere partendo dalla più grande. Allora, le punte che sono concave è che perché effettivamente devono pinzare, quindi pizzicare lo strass ed appoggiarlo direttamente al tessuto, ma su questa cosa dovete stare molto attenti perché il ring, quindi la parte esterna della punta, è molto calda, molto rovente, quindi è un articolo che questo non può andare su un jersey elasticizzato, su una maglina o comunque su un poliestere leggero, perché lo andrebbe a bruciare. Quindi queste punte vanno bene per quello che riguarda il cotone o comunque le fibre che non bruciano. Le due punte invece che hanno la parte piatta sono queste e vanno benissimo perché appoggiando sullo strass non vanno a contatto con il tessuto, quindi rimangono sospese, scaldano lo strass e non bruciano nulla. Riuscire a inserire la punta nell'applicatore è molto semplice: con l'applicatore spento la punta è fredda, si inserisce, si gira due giri di vite e la punta è montata. La punta si monta a seconda della misura dello strass. Più è grande lo strass, più è grande deve essere la punta. L'applicatore ha anche questa piccola base per poterlo reggere, ovvero per non bruciare la base su cui state lavorando. Perfetto, spiegato in poche parole l'applicatore, vi faccio vedere quello che è il discorso dello strass. Ovvero qui noi andremo a operare dopo con un SS20. Come vi dicevo, lo strass è già termoadesivo, quindi è già munito di colla e questa è la differenza tra il colore cristallo
ovvero il colore, quello che comunemente viene chiamato argento, non fatevi confondere dal retro che è grigio, e questo, come vi dicevo, che è l'aurora boreale, ovvero quello strass che riproduce un po' tutti i colori dell'aurora, quindi partendo dal giallo al rosa, un po' il verde, un po' l'azzurro, e fa questo effetto iridescente. Allora, abbiamo ancora il nostro applicatore spento, andiamo ad inserire la punta che ci serve, in questo caso apriamo con un SS16 e un SS20. Dopo aver applicato la punta, attenzione perché questa diventerà molto calda, diventerà rovente, andiamo ad accendere sul retro l'interruttore per poterlo scaldare, ok? Passeranno circa 30-40 secondi, è un prodotto che funziona molto velocemente. E poi, nell'attesa che si scalda, abbiamo i nostri strass appoggiati sul nostro piano di lavoro, possiamo utilizzare o le mani, quindi andare proprio ad applicare ogni singolo strass con le mani, se no possiamo munirci di una pinzetta tipo per le sopracciglia o di una pinza da bigiotteria per poterlo appunto pinzare e per poterlo appoggiare dove vogliamo. Come vedete è molto semplice, se vogliamo fare delle cose di precisione e abbiamo degli strass piccoli, sicuramente la pinza ci può aiutare, o la pinzetta, quindi vedete voi poi a casa quello che avete. Perfetto, allora la nostra punta è assolutamente calda, prendo uno strass e lo vado ad applicare come stavo facendo, quindi il lavoro che stavamo effettivamente ultimando su questo abito da pattinaggio lo vado ad applicare proprio in questo punto. Perfetto, l'ho appoggiato e ora vado ad appoggiare la mia punta. In questo caso, come vi ricordo, ho preso quella piatta per non bruciare la licra termoadesiva e mi ci vado ad appoggiare sopra. Perfetto, in questo modo circa per quanto? 30-40 secondi. Io vi consiglio, quando iniziate un lavoro, di fare una prova, rimanete 30 secondi circa, poi alzate la punta e dopo qualche secondo, mi raccomando perché la colla sarà ancora calda, di cercare di staccarlo. Se vedete che è ancorato bene, quindi che si è incollato bene, potete procedere così. Bene, perfetto, allora il nostro strass si sta scaldando, come vedete la punta non tocca assolutamente il tessuto e sotto si sta sciogliendo, quindi vuol dire che quando sarà fredda sarà incollato perfettamente.